Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati e giungano alla verità. Il Signore è veramente risorto. Egli dice anche a noi oggi: non temere. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ascoltare alcuni versetti tratti dal Salmo numero 16. Proteggimi, o Dio, perché io confido in te. Ho detto a Dio: tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei. Poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perché il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte. Tu mi insegni la via della vita. Vi sono gioia e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore Dio nostro, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché tu sei il Dio della vita che trionfa sul peccato e sulla morte. In questo tempo in cui il mondo intero soffre e ancora troppe croci vengono erette, tu vieni ad incontrarci per mezzo del Cristo risorto e a ristorarci con la tua parola di verità e di vita eterna. Per questo noi ti ringraziamo e glorifichiamo il tuo nome. Sii con noi e in tutte le chiese del mondo in questa domenica di Pasqua. Fa risuonare ovunque l'annuncio dell'Evangelo e facci intravedere anche nelle notti più buie della nostra vita la luce della tua risurrezione. Amen. Il testo della predicazione di oggi è tratto dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 16, i versetti da 1 a 8. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salomè, comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole. E dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro videro un giovane seduto a destra vestito di una veste bianca e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. Egli
è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano messo. Mandate a dire ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscite fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della sua santa parola. Care sorelle e cari fratelli, dopo un anno eccoci a vivere una seconda Pasqua in lockdown, perché il Covid-19 continua a mietere vittime. Non è una Pasqua gioiosa questa. Ma se ci pensiamo, l'alba della prima Pasqua non inizia nel segno della gioia, neppure per le donne del nostro racconto, che si recano al sepolcro con lo scopo di imbalsamare il corpo di Gesù. Chi ci rotolerà la pietra? Esse si chiedono mentre si dirigono verso la tomba. Hanno assistito al supplizio di Gesù, lo hanno visto morire, abbandonato da Dio e dagli uomini. Non si aspettano più nulla da Lui, non c'è più nulla da fare. Queste donne sono sfiduciate, così come i loro colleghi maschi. Dove sono i discepoli di Gesù? Quelli che avevano condiviso con Lui 3 anni straordinari. Tutti via. Sono scappati e probabilmente torneranno in Galilea alle loro vecchie occupazioni. La loro storia con Gesù è finita. Hanno deciso di metterci una pietra sopra. Già, la pietra. C'è una pietra davanti alla grotta che fa da tomba a Gesù. Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? È l'unica frase che le donne del nostro racconto pronunciano. Quella pietra davanti al sepolcro è come un peso che opprime le loro anime. La fede può smuovere le montagne, ma la disperazione può vedere anche in un sasso un ostacolo insormontabile. Chi ci rotolerà la pietra? Chi ci aiuterà a vincere l'angoscia e il vuoto che sentiamo nella profondità del nostro essere? Chi ridarà un senso alle nostre vite? Chi ci restituirà fiducia e speranza ora che Lui non è più tra noi? Come accade spesso a chi vive intensamente l'esperienza del lutto, queste donne cercano dei modi per esprimere il loro amore verso colui che se n'è andato e che esse vorrebbero trattenere ancora con loro. Hanno portato con sé degli oli profumati, delle bende e delle pomate per imbalsamare il loro Signore, quasi come se questo potesse bastare a salvarne il corpo dalla corruzione. In verità, quegli oli, quelle bende, quelle pomate sono soltanto un tentativo disperato di medicare le ferite profonde delle loro anime. È l'alba della domenica, ma non è ancora Pasqua per queste donne, venute al sepolcro per imbalsamare Cristo e non perché credano nella sua resurrezione. Ma a chi serve un Cristo imbalsamato? Sarebbe come una qualsiasi altra mummia, testimonianza muta di un passato che può forse suscitare curiosità, ma che non trasforma le esistenze. È il rischio che corre la Chiesa oggi, imbalsamare Cristo e ridurre se stessa a un museo, simulacro di una fede gloriosa che fu, ma che non è più.
Ma a ben vedere forse c'è qualcuno a cui un Cristo imbalsamato può tornare utile. Quelli che in verità vogliono fare a meno di Gesù Cristo. Quelli che non vogliono essere messi in discussione dalla sua parola. Che vorrebbero addomesticare l'Evangelo. Tutti coloro che non vogliono rendere conto a Dio della propria vita. Una spruzzatina di religione un paio di volte all'anno va bene, ma mi raccomando, non esageriamo. Non chiedete di più. Tiratemi fuori Gesù Cristo a Natale, a Pasqua e al limite anche al 17 febbraio, ma per il resto dell'anno lasciatemi in pace. Sistematelo pure nel sepolcro e metteteci una pietra sopra. Già, la pietra. C'è chi vuole metterla e c'è chi vuole toglierla. Forse nella consapevolezza che metterci una pietra su Cristo e sul Vangelo significa in realtà mettere un macigno sulla propria anima, condannare se stessi alla morte spirituale. Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Si domandano le donne del nostro racconto. Quando arrivano davanti alla tomba, si accorgono però che la pietra non c'è più. Il Signore stesso l'ha rotolata via, rispondendo così in anticipo alla loro richiesta. Ma neppure questo basta. Talvolta la pietra più grande, l'ostacolo più grosso, è infatti quello che blocca la nostra mente, la nostra psiche, il nostro spirito. La pietra è stata rimossa. Non c'è nessun cadavere da imbalsamare. Un messaggero annunzia che Cristo è risorto. E le donne del nostro racconto che cosa fanno? Fuggono via. Se i discepoli maschi erano fuggiti di fronte allo scandalo della croce, ora queste discepole femmine scappano di fronte all'annuncio della risurrezione. Quella pietra che tanto le preoccupava, una volta rotolata, diventa per loro pietra di scandalo. Ma il Signore ha pietà dell'incredulità sia degli uni sia delle altre e concede loro del tempo. L'annuncio della risurrezione prima o poi produrrà il suo frutto, purché non ci si stanchi di predicarlo, nonostante l'incredulità. La risurrezione di Cristo dalla tomba non dipende né dalla fede dei discepoli che l'hanno abbandonato sotto la croce, né dalla fede di queste discepole che erano venute al sepolcro per imbalsamarlo. Non dipende neppure dalla nostra fede. Cristo è risorto e vive, con o senza di noi. La questione che rimane aperta è se noi facciamo posto a Cristo nelle nostre vite. Questo sì che dipende da noi. Sta a noi decidere se vogliamo continuare il nostro percorso di fede oppure se vogliamo metterci una pietra sopra. Ciascuno di noi in questo giorno di Pasqua è invitato a rinnovare la propria fede nel Cristo risorto. E se qualcuno tra noi sente che la propria fede è morta, chieda al Signore di risuscitarla, così come fece con la fede di quelle discepole e di quei discepoli che si erano allontanati da Lui, ma che Egli andò a cercare nuovamente, dando loro appuntamento in Galilea, là dove tutto era iniziato e dove loro stavano ritornando.
Il Vangelo di Marco, nella sua versione originale, non ha una vera e propria conclusione. Termina con il versetto 8. Ed è dunque come se rimanesse aperto. È come se l'Evangelista Marco dicesse a noi che lo leggiamo oppure l'ascoltiamo: ora è il tuo turno. Tocca a te decidere come questa storia debba finire. Tocca a te decidere se vuoi credere nel Cristo risorto e seguirlo, oppure se vuoi scappartene via da Lui. Lui continuerà a cercarti, continuerà a bussare alla porta del tuo cuore sperando che tu gli apra. Continuerà ad invitarti alla sua mensa, ad offrirti il suo pane e il suo vino, dicendo: ecco, io sono alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Sorelle e fratelli, questo invito che il Cristo risorto ci rivolge continuerà a rivolgerlo a ciascuno di noi fino alla fine dei tempi. A noi che viviamo in questo mondo tanto spesso segnato dal dolore, dalla malattia, dal lutto, dalle ingiustizie, dalla sofferenza. In questo giorno di Pasqua noi non vogliamo dimenticare le persone che non possono fare festa perché afflitte, perché ammalate o perché il Covid-19 ha portato via un membro della loro famiglia. Ma proprio perché noi vogliamo confidare nelle promesse delle Scritture, secondo le quali viene il giorno in cui Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, proprio per questo noi non vogliamo rinunciare a confessare quella fede che ci ricorda che se il mondo talvolta sembra fermarsi alla croce, al Venerdì Santo, prima o poi, anche per noi, come per Gesù, viene l'alba della domenica, il giorno della risurrezione. Perciò, anche oggi vogliamo ripetere l'antico annuncio pasquale. Cristo è risorto, è veramente risorto. Amen.
Vogliamo raccoglierci in una preghiera di intercessione. Signore Dio nostro, ti ringraziamo per la risurrezione di Gesù Cristo, perché per mezzo di essa tu ci apri alla speranza e ci fai intravedere l'orizzonte della nuova creazione. In questo giorno vogliamo però pregarti in maniera particolare per le persone malate, per quelli che sono nel lutto, per quanti oggi piangono e non sembrano avere alcun motivo per gioire o essere riconoscenti. Ti preghiamo per tutti coloro le cui esistenze sono così segnate dalla sofferenza e dalla morte da non riuscire a credere o sperare nella risurrezione. Tocca le loro vite con il soffio del tuo spirito consolatore, affinché anche a loro sia dato di vedere oltre il Venerdì Santo e realizzare che al di là del buio della croce risplende l'alba della tua e della nostra risurrezione. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Volga il Signore verso di voi il suo sguardo e vi dia la sua pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri, dei malati e degli afflitti. E che il Dio della pace resti con voi, ora e sempre. Amen.